Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you. Nel giro delle atlete aretine non poteva mancare Silvia Biondini, che è stata campionessa italiana del salto triplo, lunghista, triplista, una disciplina difficilissima, Silvia. Sì, una disciplina tecnica, diciamo, una volta imparata non sembra difficile, però richiede tanta cura nell'addestramento della tecnica, questo sì. Ecco, nel tuo palmarès c'è anche un mondiale e campionato del mondo militari. Era un destino il tuo? Ma può darsi, ero già entrata nel gruppo sportivo del Corpo Forestale dello Stato e quindi partecipammo come squadra nazionale di atleti militari. Sicuramente avevo in testa di proseguire la carriera, sì, mi sarebbe piaciuta. Hai vestito la maglia azzurra, hai rappresentato il nostro paese in varie manifestazioni internazionali, c'è però un piccolo rammarico, le Olimpiadi. Le Olimpiadi non sono mai riuscite, in effetti. Forse quelle che ho più avvicinato, si fa per dire, sono quelle di Sydney nel 2000, ma non sono riuscita anche per un infortunio piuttosto serio a un piede. Però non saprei, insomma, dire se senza quello sarei riuscita a centrare la maglia olimpica. Certo è il sogno di tutti, forse. Ecco, però essere già arrivati a questo livello per una ragazza di Arezzo e per una atleta aretina è stato un risultato importante, considerando che ai tuoi tempi, oltre il campo scuola, c'era poco altro. Sì, però il campo scuola è sempre stato una bella realtà con alti e bassi, e quindi c'è sempre stato un bel movimento, insomma, intorno al campo scuola, anche con altri atleti che si sono distinti. Mi sentivo ben curata, ecco, sono sempre andata volentieri in quella realtà. Diciamo che avevi anche un allenatore personale in casa. Sì, è vero. Mio marito mi ha allenato per tanti anni. All'inizio, quando ero più giovane, mi allenava Paolo Tenti, che tuttora allena al campo scuola. Poi in seguito, anche per problemi lavorativi di Paolo, non certo per problemi personali, anzi, persona con cui sono rimasti rapporti meravigliosi, in seguito ha cominciato ad allenarmi Stefano Arniani e poi ci siamo anche sposati. Ecco, quanto è difficile fare l'atletica leggera, che è uno sport che lo si affronta bene, soprattutto a livello giovanile e scolastico, perché poi i giochi della gioventù, c'è quel passaggio. Poi, quando uno deve fare il salto, in questo caso non il salto triplo, il salto in lungo, ma deve alzare l'asticella, chiaramente ci vuole tanta passione, tanta determinazione. L'esempio massimo restano Pietro Mennea da una parte e Sara Simeoni dall'altra. L'atletica è uno sport bellissimo, come tutti gli altri sport, uguale, richiede tanta passione perché è faticoso, soprattutto l'allenamento ti porta via tutto il tempo, ecco, passi una gioventù che è dedicata allo studio, all'allenamento, quasi per la maggior parte del tempo, però ne vale la pena ogni singolo minuto, assolutamente. Ecco, cosa significa per una della tua disciplina lottare contro il centimetro, se non contro il millimetro? È una sfida continua, ti mantiene vivo, ti dà una soddisfazione che non si riesce veramente a spiegare se non provandolo, la gioia di superare se stessi. E me lo sono ritrovato anche in futuro, ritengo che sia stata una bella palestra anche per affrontare la vita successiva, il lavoro e tutto quanto. Un giovane che pratica sport dopo se lo ritrova, secondo me, dappertutto. Senti Silvia, la tecnica leggera è la disciplina madre degli sport olimpici e come tale forse è il fulcro, il punto di riferimento. Pensi che oggi una struttura come quella che ha in dotazione la città di Arezzo possa agevolare tanti ragazzi a cimentarsi, ad avere un rapporto diverso con lo sport? Sì, penso assolutamente che adesso Arezzo abbia una struttura di buon livello e soprattutto con una società che molto si impegna nel promuovere l'atletica giovanile. C'è un bellissimo vivaio di bambini, ragazzini, è quello che conta. E certamente una struttura come il nuovo campo scuola aiuta. Quindi sperando, insomma, di superare problemi di gestione che ci sono stati anche legati purtroppo alle condizioni di lockdown, varie limitazioni dovute al distanziamento, si spera che in futuro, insomma, la gestione e la società riescano veramente a mantenere questo vivaio, che è una cosa importantissima.
Senti, alla luce della tua carriera, un bilancio che hai potuto fare, ti ha dato di più l'atletica o ti ha tolto qualcosa? No, l'atletica non mi ha tolto niente, mi ha dato solo soddisfazioni, mi ha fatto crescere, mi ha dato grandi gioie. Potessi tornare indietro e non cambierei niente del percorso che ho sviluppato, veramente. È stato un arricchimento continuo e una gioia adesso ripensarci senza nessun rimpianto. Senti, quanto è difficile separare il salto in lungo dal triplo? Tutti pensano che sia automatico, in realtà sono due discipline che sviluppano delle tecniche opposte diverse. Certo, bisogna assolutamente curare la tecnica di entrambe tenendole separate, nonostante l'allenamento comunque sia magari simile, però la fase tecnica è completamente diversa. Però ci sono tanti atleti che riescono in molte discipline, quindi è una cosa che si riesce sicuramente a fare, certo. Al solito, con grande impegno, concentrazione e qualche sacrificio. Però un lunghista forte può essere anche un triplista competitivo? Sì, secondo me assolutamente, esempi ce ne sono. Certo, ci vuole tanta cura nella parte tecnica e tanta fortuna magari nel riuscire a non infortunarsi per non compromettere per l'appunto l'allenamento tecnico, però... Diciamo che alcune delle doti che consentono di eccellere nel salto in lungo consentono anche di andare bene nel salto triplo e molto fa la tecnica. Senti, la scuola Retina ha prodotto successivamente anche delle atlete competitive, cito la Visibelli, cito la Cuneo che è salita, entrambe sono salite ai titoli nazionali. Adesso la situazione si è un po' fermata oppure... è possibile ancora sperare in qualche altra terra? E poi vedo che sono molte ragazze, quindi sull'esempio di Silvia Biondini hai fatto scuola. Ma non credo di essere stata proprio io a fare scuola, però sicuramente c'è un bellissimo vivaio di giovani, di ragazzi che stanno facendo, hanno fatto e faranno secondo me molto bene, molto bene. E quindi ci sono atleti che si sono titolati a livello nazionale, ma anche nei lanci, penso alla Chiara Salvagnoni, quindi ci sono veramente delle bellissime promesse in questo sport, anche per l'ottimo lavoro che secondo me che fa la società. Senti, e Silvia Biondini allo sport e soprattutto alla sua atletica amatissima, cosa può dare ancora alla luce della sua esperienza e di tutte le conoscenze, il bagaglio che ha accumulato in 15 anni di attività, forse anche più, non lo so. Cosa posso dare? A parte cercare veramente di portare questo messaggio che l'atletica è uno sport bellissimo e qualunque sia lo sport, i ragazzi devono andare a fare sport, qualunque sia, l'atletica è forse uno dei più belli. Mi piacerebbe un giorno riuscire a trovare il tempo di tornare un po' in prima persona ad allenare, a impegnarmi nella società. Vediamo, insomma, con il lavoro e la famiglia se alla lunga riesco a liberare un pezzettino, perché è sempre, sempre nel mio cuore. Silvia, noi ti ringraziamo per questa piacevole chiacchierata che ci hai permesso di ricordare dei tempi belli della nostra atletica, visto che tu sei stata un'assoluta protagonista. Ricordiamo due titoli italiani, campionessa del mondo ai campionati militari e poi altre medaglie, altri risultati importanti in tutte le manifestazioni che ti hanno visto protagonista. E ricordiamo anche che nella vita di tutti i giorni Silvia Biondini è tenente colonnello dei Carabinieri Forestali, quindi è impegnata in tutt'altro fronte. E a proposito, ma in casa le stellette chi ce l'ha? Io a questo punto, ovviamente. Ah, allora, e quindi sappiamo che Ardiani è sull'attenti sempre. Certo. Bene, grazie, grazie Silvia e bocca al lupo e grazie per quello soprattutto che hai dato allo sport Retino. Grazie a voi, un saluto a tutti. Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you.